di Alessio D'Amato. Grazie, grazie a tutti voi. Io voglio vincere, lo dico subito, voglio vincere, lo dobbiamo alla nostra comunità politica, lo dobbiamo a questa città, lo dobbiamo alle nostre province, lo dobbiamo al nostro popolo, ve lo dico subito. Ringrazio il Partito di Roma, Andrea, Marta, ringrazio Beatrice, ringrazio il Sindaco. Questo sarà uno dei primi appuntamenti che dovremmo fare nei quartieri di Roma, che dobbiamo fare nelle province, un impegno importante. Abbiamo 11 settimane dinanzi a noi. Questa sarà la sede del Comitato Elettorale, è un luogo evocativo e queste elezioni regionali sono il primo appuntamento dopo la sconfitta delle elezioni politiche. Dobbiamo farci trovare pronti, perché queste elezioni possono e debbono rappresentare una rivincita, un riscatto della nostra comunità, delle forze riformiste e progressiste. Le elezioni regionali hanno una loro storia, lo sappiamo bene. Innanzitutto si sceglie direttamente il sindaco, è un'elezione a turno unico e hanno una forte componente di voto amministrativo. È tutta un'altra partita, io lo voglio dire. Abbiamo assistito nella storia di questa regione, e qui vedo molti protagonisti all'interno di questa sala, abbiamo assistito al sovvertimento dei pronostici. Lo fu con Piero Badaloni, la prima elezione diretta del Presidente. Lo è stata con Piero Marrazzo. Lo è stata con Nicola Zingaretti, a cui va un grande applauso, l'unico ad aver vinto per due volte consecutive le elezioni nello schieramento del centro-sinistra, mentre avevamo difficoltà in altri campi. Pertanto questo è un patrimonio importante, quello che noi mettiamo a disposizione, che veniva ricordato da Marta, da Beatrice, da Roberto, il patrimonio del lavoro di questi anni, faticoso, un patrimonio che voi troverete anche in un libro che vi è stato consegnato, alcuni lo vedo che lo hanno in mano, che è il rendiconto di fine mandato. Non sono solo 320 punti che voi vedete dettagliati, ma è aver ridato dignità a questa regione, che era una regione conosciuta per le feste in maschera dei maiali, non so se ve lo ricordate, aver ridato dignità alla seconda regione per prodotto interno lordo di questo paese. E dietro quei 320 punti che si possono analizzare uno per uno, vi è il senso politico, vi è la cifra che sta dietro i risultati acquisiti, l'esperienza di governo, fatemelo dire, regionale, che è una delle esperienze di governo più avanzate in senso riformista nel nostro paese. In quei 320 punti voi trovate sempre una tensione, una torsione a degli elementi di emancipazione sul lavoro, sui diritti, sulla questione sociale. Sono gli stessi elementi che noi oggi mettiamo a disposizione della coalizione. Questo è il più grande biglietto da visita che noi dobbiamo avere. Dobbiamo andare fieri di questo lavoro. E questa è la base di partenza programmatica, data non dalle chiacchiere, ma dal lavoro, dalla fatica, dalle idee della nostra comunità. Ecco perché io faccio fatica, ve lo dico sinceramente, a chi oggi pretestuosamente parla di discrimini programmatici, non lo capisco, o diciamo di aver anteposto nomi anziché le basi programmatiche. Io dico una cosa molto semplice, è innanzitutto l'esperienza di governo che noi abbiamo messo a disposizione dei cittadini, che è la nostra base comune, è questa esperienza di governo. Chi con pretesti la disconosce questa esperienza e nei fatti si assume una grande responsabilità. Le nostre porte, come ho sempre detto e continuerò a dire, sono sempre aperte, ma noi non ci lasceremo logorare. Io lo voglio dire, io non mi lascerò logorare. Noi abbiamo 11 settimane e voglio consumare le suole delle scarpe in ogni nostro comune di questa regione. Io difendo il lavoro fantastico che abbiamo fatto, è faticoso, il lavoro che appartiene alla comunità del Partito Democratico, il lavoro che appartiene ai 5 Stelle che governano con noi in regione, il lavoro che appartiene alle forze del terzo polo, il lavoro che appartiene alle forze radicali, socialisti,
alla componente laica, alla componente del civismo cattolico. Io sono fiero e orgoglioso e lo difenderò questo lavoro, perché questo è un lavoro comune della Giunta Zingaretti e sarebbe grave andare in campagna elettorale e disconoscere questo lavoro che appartiene anche al polo rosso-verde e ambientalista. Noi siamo orgogliosi, io sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto e sono pronto ad andare avanti assieme a voi a schiena dritta a chi vuole e difendere questa esperienza di governo e rilanciarla nelle prossime sfide, sfide importanti. Noi abbiamo l'impegno sul Giubileo, che è un impegno enorme da sostenere e aiutare l'amministrazione comunale di Roma. Abbiamo oltre 17 miliardi tra i fondi strutturali europei e i fondi del PNR. 17 miliardi è un piano Marshall. Questa regione non ha mai avuto queste risorse a disposizione. Ecco perché noi dobbiamo vincere le elezioni regionali, scrollarci di dosso anche questa mestizia che ci accompagna. Dobbiamo puntare sul lavoro, sulla riduzione delle diseguaglianze. Quando parliamo della nostra regione, parliamo di un motore essenziale nella crescita del paese. Il Lazio, veniva ricordato, è la seconda regione italiana per prodotto interno lordo, ha una popolazione pari alla Danimarca, ha uno stato europeo, è la prima, pochi lo sanno, nell'export farmaceutico, è la prima nel numero di brevetti che sono stati fatti. Nel Lazio si disegna il futuro del paese, si tracciano le direttrici essenziali dello sviluppo anche tecnologico e scientifico dell'Italia. Pensiamo al grande lavoro dei centri di eccellenza, dei sistemi delle università, dell'Istituto di Fisica Nucleare, dell'Istituto Superiore di Sanità, dei tanti istituti che noi abbiamo all'interno di questa regione. Qui gravitano le migliori intelligenze, lo dico, vedo Livia, a cui va un grande applauso, a Livia Turco, le grandi intelligenze nel campo delle scienze della vita, che è un campo importantissimo di fronte alle sfide che noi abbiamo di fronte nei prossimi anni, perché noi possiamo dire di tutto, ma dobbiamo guardare con grande attenzione alle due inevitabili curve. Una è la denatalità. Noi quando abbiamo assunto la guida di questa regione avevamo ogni anno 53.000 nascite, adesso sono meno di 35.000 in 10 anni, e l'altra è la curva dell'invecchiamento. Nella nostra regione abbiamo oltre 2.000 ultracentenari e è una curva impetuosa. Ecco perché noi dobbiamo fare delle scienze della vita, di questo patrimonio di intelligenze che abbiamo, un elemento, un motore. Il settore della conoscenza è il traino della nostra economia e Roma e il Lazio rappresentano un driver fondamentale in quest'area del paese. Siamo anche un grande bacino di formazione e incubazione di nuove competenze. Qui si formano il 20% dei medici e dei professionisti sanitari italiani, grazie anche a un sistema universitario di alto livello. Ecco, è da qui che dobbiamo ripartire, dal rilancio dei nostri territori, dal rilancio, dalla ripartenza della capitale. Io ho detto anche recentemente, è un po' come il motore della Ducati, no? È un bicilindrico, la Ducati, che era appassionato, Pecco Bagnaia ha rivinto dopo 50 anni, Giacomo Agostini ha rivinto il mondiale alla guida di una moto italiana, di una che si fabbrica in Emilia Romagna. Ecco, il rapporto tra Roma e la regione deve essere come questo motore con due cilindri che deve spingere, perché se Roma cresce, cresce la regione, se la regione Lazio cresce, cresce l'intero paese, e questo è un elemento importante. Noi dobbiamo tornare a correre, essere in grado di trascinare l'economia, il commercio, l'industria, il turismo, l'artigianato, l'agricoltura, che sono gli elementi essenziali. Oggi un piccolo artigiano, un piccolo commerciante nelle periferie romane è un nuovo proletario, è uno che fa una fatica enorme ad alzare la bottega ogni mattina, una fatica enorme. Noi dobbiamo essere l'interlocutore di queste persone, dobbiamo puntare sui grandi investimenti che abbiamo. Ricordavo il tema dei fondi europei, del PNR, e dobbiamo lavorare a rete, a sistema. Questa è stata la forza nostra nel Covid, la forza è stata quella di lavorare a rete, di aver chiamato tutte le migliori energie per difendere la nostra popolazione. Ma che pensavate, che noi avevamo il manuale operativo in tasca quando primi in Europa abbiamo intercettato a via Cavour la coppia di coniugi cinesi? Nessuno di noi ce l'aveva.
ma il mezzo che arrivò in biocontenimento, ma perché? Perché erano stati subito applicati i protocolli che noi conoscevamo della SARS e della MERS. Non abbiamo fatto gli errori che furono fatti nel nord, in cui il paziente zero è andato 3 volte all'ospedale e 3 volte è stato rimandato a casa. Io non voglio far polemica, ma questa è una storia concreta che noi abbiamo vissuto in questi 2 anni. Questo sistema che abbiamo messo in pratica, questa rete, questa squadra, noi la dobbiamo ripetere nei tanti settori produttivi, nelle reti di sviluppo, nelle reti di coesione sociale. Dobbiamo guardare a un'economia del mare del nostro litorale, 400 km di costa. Dobbiamo guardare all'economia delle aree interne, dei nostri piccoli comuni dell'Appennino, che sono una risorsa straordinaria. Veniva detto, veniamo anche da un'esperienza importante, aver portato questa regione dopo 11 anni fuori dal commissariamento della sanità. La sanità è buona parte del bilancio regionale, lo sapete. Noi abbiamo capovolto quella piramide che vedeva alla base il più grande disavanzo, circa 2 miliardi l'anno, e all'apice i più bassi livelli essenziali di assistenza nel paese. Oggi abbiamo un quadro completamente diverso. I livelli essenziali di assistenza, ma non è perché l'oste dice che il vino è buono, intendiamoci, noi siamo misurati dal Ministero come sono misurate tutte le regioni italiane, abbiamo raggiunto 222 con livelli alti di adesione sia nella parte distrettuale, sia nella parte della prevenzione, sia nella parte ospedale. Certo vogliamo migliorare, c'è da migliorare, ma abbiamo messo in campo un patrimonio di investimenti rilevantissimo, oltre 2 miliardi per la costruzione di 6 nuovi ospedali. Ma io quando sento farfugliare qualcuno che dice ma sulla sanità pubblica abbiamo 6 nuovi ospedali, di cui uno sarà a pochi chilometri da qua, il nuovo ospedale della Tiburtina, interamente pubblici, è in corso il cantiere di Amatrice, se voi domani mattina venite con me ad Amatrice ci sono i lavori in corso, sono in corso le progettazioni del nuovo ospedale del Golfo, il nuovo ospedale di Latina, il nuovo ospedale di Rieti. A Roma ci saranno 49 case di comunità, Roberto, ci saranno 8 ospedali di comunità, 25 centrali operative per rafforzare la sanità territoriale e soprattutto la grande sfida della sanità domiciliare, che questo è il punto se noi vogliamo decongestionare i nostri ospedali e lavorare sul territorio, sull'integrazione. Livia, quante volte ce l'hai detto, l'integrazione sanitaria, oggi è il momento di mettere in campo questa questione, per cui abbiamo passato un lavoro difficile, è stata ridotta la mobilità sanitaria, sono stati programmati gli investimenti che vi ricordavo, noi dobbiamo essere orgogliosi di questo, abbiamo fatto un lavoro enorme sulla salute di genere, un lavoro enorme nel coinvolgimento delle associazioni. Stamani ho fatto un incontro con i familiari della SMA, che è una malattia rara che colpisce i più piccoli e che può creare gravi problematiche. Ebbene, il Lazio è stata la prima regione italiana a sperimentare lo screening neonatale e lì noi abbiamo fatto 90.000 screening neonatali per i giovani nati. Dobbiamo lavorare per i 1.000 giorni di vita, per un'attenzione particolare, lavorare per gli anziani in una valorizzazione della domiciliare e di una straordinaria legge Marta che è stata fatta in Consiglio regionale sull'invecchiamento attivo. Questo è importante. Noi dobbiamo estendere la rete delle palestre della salute per l'invecchiamento attivo, di cui una l'abbiamo aperta proprio in uno dei quadranti a nord della capitale di Roma. Questo è un elemento fondamentale, così come sono fondamentali i lavori sulla sfida energetica, i lavori su un Lazio Green, il lavoro sul reddito di formazione. Qui è stato fatto un lavoro strepitoso sull'aumento delle borse di studio e lo trovate scritto, diciamo i numeri li trovate scritto. Dobbiamo adesso fare un salto in avanti nel reddito di formazione, rimettere in moto l'ascensore sociale che è bloccato da troppo tempo dei nostri giovani, che hanno meno possibilità dei genitori e i genitori l'hanno avuta meno dei loro nonni. Questo non è più possibile. Il Lazio deve fare su questo uno scatto in avanti, così come anche un elemento programmatico sarà quello del trasporto pubblico gratuito,
fino a 21 anni per i giovani. Il programma ci sta lavorando una squadra importante. Io li voglio ringraziare, l'ex sottosegretario all'economia Alessandra Sartori, scusate, ma io poi mi accaloro sulle cose, e Gianpaolo Manzella e tutti coloro che possono dare una mano. Ecco, io credo insomma che noi abbiamo le carte in regola, dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Nei prossimi giorni verrà convocata la coalizione, verrà chiuso l'accordo del centrosinistra. Io mi auspico che tutte le forze al pari di noi siano orgogliosi del lavoro che è stato svolto e vogliono affrontare a testa alta questa competizione elettorale, perché noi questa competizione la vinciamo. Grazie a tutti voi.